the effigy, the base game, headshot, bitch, boom. One shot, one kill. Pam 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 pam. Quale suono spettrale. Ragazzi, aggiornamento di Halloween di Clash of Clans. Bentornato Taylor TFG. Ecco, per andate tutti quanti a rompergli i coglioni, così non potrà mai più giocare. Allora, cominciamo a dire che cazzo hanno messo su sto aggiornamento. Non c'è a dire davvero molto da dire. Hanno messo queste trappoline del cazzo che non sono altro. Vedere, fa informazione che non si capisce una minchia. Non sono altro che degli scheletri, quelli che di solito richiama la strega. Esatto, che vengono fuori da sottoterra. Ne vengono fuori due alla volta, mi sembra. Due. Per ogni trappola che esiste. Potete settarlo se colpire obiettivi di terra o obiettivi volanti. Vedete, terra, aria. E il raggio rimane lo stesso. Io di solito metto terra. Per migliorare a livello 2 ci vogliono 600.000. Ecco, l'unica roba che non so se alla fine di Halloween andranno via quegli scheletrini. Esatto, infatti io non li aggiorno proprio per questo. Se rimarranno, poi forse li aggiorno. Mentre qua, come detto, ho un mortaio messo là perché hanno aggiunto anche un nuovo mortaio. Esatto, col municipio del livello 8, se non sbaglio, avete un quarto mortaio. Esatto, io lo sto già aggiornando a livello, cos'è questo? Livello 4, lo stanno portando al 5. E in più, adesso che c'è Halloween, sì, troverete anche la lapide di Halloween. Come vedete, io le ho già levate tutte. Praticamente nelle lapidi potete trovare Elisir. Allora, spendi 25.000 di Elisir, ma ne puoi prendere 75.000. Esatto, circa. Quindi recuperate 50.000 di Elisir extra quando trovate queste lapidi. Naturalmente c'è stato un aggiornamento anche visibile sui tronchi normali e sui funghi, sì, che adesso... Vabbè. Allora, al posto dei funghi troverete le zucche. Esatto. Al posto degli alberi normali troverete gli alberi con gli scheletrini sopra. E poi cosa c'è da dire? Sono riuscito a fare la ricerca per gli arcieri livello 7. Quindi fra circa 7 giorni, 16 ore troverete un bellissimo video dove faremo l'attacco solo con gli arcieri livello 7. Mi piacerebbe tanto fare così, vedi? Ma non posso farlo perché sei un gemmatore di merda. Esatto. E andiamo a vedere un attimo. Vi faccio vedere giusto un attacco fatto con i barbari livello 7, che è andato abbastanza bene, mi è piaciuto. Ho usato la regina barbara, il re barbaro. Perché adesso puoi guardarla sopra, non so. 160 barbari livello 7, due curatori livello massimo. Ecco, approfitto un attimo di zoomare là. Vedi, vedete la zucca. Per la zucca. Vedete, praticamente io ho un po' andato via la prima la regina barbara in modo che mi distruggesse più che altro lo stregone che, come sapete, ha una zona. Dà più fastidio. Poi mando gli spaccamuri in modo che mi aprano un varco per i miei barbari e poi lascio e che... E poi i barbari vanno a fare i cazzi loro. Dici, perché metti prima il re barbaro? Perché il re barbaro ho fatto una cazzata. Volevo mettere il re barbaro e adesso vedete usare la furia del re barbaro. Il re barbaro, quando uso la furia... va la furia non funziona solo su se stesso e sulle truppe che lui richiama, quindi su quelle 3-4 truppe che richiama. 3-4, dovrebbe richiamare 5. Va bene, 5. Funziona anche su tutti i barbari che sono in quel raggio. Quindi è come se lanciassi una pozione, ma solo per i barbari. Qualunque altra truppa va lì in quel cerchio non viene potenziata. Ah, ragazzi, i barbari con la furia a livello 7 sono delle bestie. Più dietro gli metti i curatori. Esatto, il curatore, nonostante ci siano due mortai e lo stregone che mi spara in me. Esatto, e siccome il mortaio è lento e il barbaro a livello 7 ha parecchia energia. Comunque notare che mi ricordo l'incredibile quozienti intellettivo anche dei curatori che vanno a curare la regina barbara anziché continuare a colorare i barbari. Esatto, infatti guardate che là i barbari sono che spaccano tutto. E infatti qua adesso... Oh, guarda, finalmente il suo re barbaro si è accorto di qualcosa. Esatto, guardate, c'è solo un mortaio praticamente che sta sparando sui miei barbari. Ho buttato la pozione, anche se forse non sarebbe servita, non lo so. E adesso i barbari lì vanno a distruggere. Ecco, quello che mi dà fastidio, io volevo che i barbari si aprissero un varco nel muro e andassero a distruggere le ultime difese. No, ma distruggere gli accampamenti. No. Però guardate quanto velocemente fanno fuori quel muro. Ma lì quanti ce ne sono, scusa. Ce ne sono tanti. Cioè, guarda, poi furia, anche ho buttato una furia così giusto per fare lo sbruffone. Guardate, bam. Guardate, bam. Guardate, bam. Che figata. Sono delle robe incredibili i barbari livello 7, ragazzi. Sono veramente forti. Chiaramente dovete usare le pozioni. Soprattutto quelle di cura. E soprattutto tenerli anche qualcuno che li curi, come appunto il guaritore, che tu ne hai messi due o tre, non ricordo. Due guaritori. Ovviamente, se avete la sfiga di trovarvi una mega bomba, potete metterne anche 200 che crepano tutti. Vabbè, no, boh. Fortunatamente, come vedete, questo villaggio era abbastanza strutturato in modo da non mettere le bombe all'interno.
infatti probabilmente erano all'esterno, forse era anche già attaccato, era inattivo. Comunque rubo 205.000. Probabilmente era anche un po' inattivo vedendo tutti quanti gli che c'erano. Vi dico subito che l'Elisir non l'ho recuperato, cioè ho guadagnato sia no 10.000 dell'Elisir. L'Elisir allora nero, un cazzo. L'oro però 200.000. Tu dell'Elisir nero non ne hai usato? No, e oro 205.000 comunque è parecchio. Adesso invece ragazzi vi lasciamo con un gameplay che ci ha inviato un nostro fans. Dove fa Attack Mundo una big farm. Andiamo a vedere. Eccoci qua ragazzi con la big farm. Come promesso. Vedete, ha solo 1000 trofei, quindi probabilmente è un giocatore inattivo da parecchio tempo. E ha avuto la fortuna anche che le miniere praticamente tutte al massimo. Qui sgancia tutti i giganti per distruggere le prime difese. Guardate quanto è il bottino disponibile. 134.000 di oro, 476.000 di Elisir. Esatto, quindi lui sta buttando, cioè sta usando i goblin e basta. Come vedete questo attacco è stato fatto prima dell'aggiornamento, proprio perché non si può mettere in pausa l'attacco. E appunto sta usando i goblin, cioè lui non spreca neanche a buttare truppe insomma che possano distruggere le difese. Sta buttando goblin. Ha buttato un po' di giganti per attirare il fuoco. Esatto, dopo ha buttato una miriade di goblin. Sì, perché giustamente un villaggio inattivo, vi ricordo che tiene le risorse nelle miniere. Pertanto voi non serve che distruggiate i depositi. No, serve basterà distruggere le miniere. Che le miniere sono anche esposte di solito. Esatto, quindi tra l'altro teoricamente se usava gli arcieri probabilmente da lontano le difese avrebbero neanche sparato. Comunque lui riesce, vedete, ha usato 10 giganti, quanti? Non lo so adesso. E tipo, non so, una cinquantina, sessantina di goblin. E guardate quante cazzo di risorse ha preso. Considerate che i goblin è la truppa che costa meno. Sì, 100, no, 132 goblin è la truppa che costa meno. Boom. Quindi non ha sprecato un cazzo e ha preso un sacco di risorse. Beh ragazzi, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace. Vi invitiamo a prepararvi a entrare nel nostro clan, ricordiamo livelli 80 o superiori, che abbiano voglia di fare guerre tra clan soprattutto. Ciao a tutti e al prossimo video.